ripeto senza musica tutto quello che ho detto prima. Il fronte di ballo sarà questo qui, ok? Poi ci occorre tanto spazio, qui già stiamo. Mirko, ma passi proprio il microfono, Giada, il secondo, il primo. In alto a sinistra. Allora, dicevo, il fronte di ballo è questo, ci serve tanto spazio per ballare, visto che è salsa acrobatica, se è possibile non passate in mezzo durante lo spettacolo, altrimenti rischiamo di farci male noi e di farvi male a voi. Non è la sede adatta per farsi male, ragazzi. Allora, io accoglierei i ragazzi dello staff con un grande applauso. Sì, perfetto, lo vediamo. Facciamo un applauso a bambini che adesso sono stati seduti buoni 5 minuti, poi gli facciamo fare un bel ballo di gruppo. Facciamo un applauso ai bambini? Perfetto. Poi le presentazioni le faremo dopo. C'è Lele davanti da Brands. There was a voice, very strange, enchanted world. Cervara di Roma presenta il latinoamericano. Ballerina in un bordello di Buenos Aires, luogo di perdizione, dove la purezza del ballo è macchiata da sporche finalità, dove uomini ricchi e potenti vanno a divertirsi con giovani donne costrette ad una vita di squallore. Abbiamo un ballo! Bordelli di Buenos Aires. Thank you.
fidarsi dal miglior offerente non può esserci fiducia, e senza fiducia non c'è amore. La gelosia, sì, la gelosia ti farà diventare matto. Immaginando il suo futuro. In quello specchio proiettava i suoi sogni, i suoi desideri prendevano forma. Ma da grande, ad un tratto un brusco rumore, lo specchio si è infranto e con esso i suoi sogni si frammentavano come lacrime di stelle. Ha conservato con amorevole cura quei frammenti in un cassetto vecchio. Di tanto in tanto quei brandelli di sogno tornano a volare nell'aria come coriandoli di luce, perché in fondo le fiabe nascono così, nell'aria. Sai? Nascono così, fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò per volare in paradiso. Che non ho, e non è facile restare senza più fate dalla fine, e non è facile giocare se tu manchi. Sì, portami con te tra misteri di angeli e sorrisi di demoni. E li trasformerò in coriandoli di luce tenera. E riuscirò sempre a fuggire dentro colori da scoprire, e riuscirò a sentire ancora quella musica. Non mi
Finalmente un giorno, inaspettatamente, Roxanne conosce l'amore. L'amore per un uomo che la proietta verso una nuova realtà, che le fa capire che il ballo può essere purezza, freschezza, dinamicità. Con lui Roxanne conosce nuovi ritmi, nuove musiche, e quando le ascolta i pensieri spariscono, i problemi non esistono più. Sono musiche che hanno la forza di farti dimenticare tutto il resto. È la salsa, musica senza ragione che nasce nelle strade. Si colora di tinte ora scarlatte, ora pallide, ora scure. Gli occhi si inumidiscono di rabbia e di passione. I nervi si tendono, scatta, poi sfuma e ci consuma in un turbinio di slanci. Ormai non sode, si respira e brucia l'anima. Il cuore si smarrisce nelle note soffocate, in un riso che non esplode, ma si gonfia ed implode in uno sfogo interiore. Mi ripaga di giornate troppo uguali, tra bocca delle mie gioie e dei miei supplizi. Con un'invisibile luce dirada la foschia. Niente, mai più turberà questa allegria. Sentite, siamo tutti street dancer. Mamma, tango, salsa, sono cominciati tutti per strada. Vi nascondete dietro al vostro atteggiamento, oh quanto sono figo. Allora io vi sfido, mostratevi nudi. Non parlo di scoprire il corpo, ma magari un piccolo pezzo della tua anima. Quando ti offro la mano non ti sto solo invitando a ballare, ti sto chiedendo di fidarti di me. E ora il ritmo. Il compito dell'uomo è rendere la donna meravigliosa, farla brillare. Così gli altri uomini sono invidiosi, la vogliono ma non possono averla. Thank you.
sempre da nonno, guarda. Storia di Roxanne, ma può essere la storia di ognuno di noi, perché in fondo altro non è che una storia d'amore, di un amore che vivrà per sempre, dell'amore capace di redimere dalla monotonia di una vita sbagliata. La cosa più bella che si possa imparare è amare e lasciarsi amare, perché nessuna bugia, per quanto brillante, ci salverà mai dal disincanto di una vita sterile. Perché l'amore è vita e la vita è uno spettacolo che si anima ogni giorno, attimo dopo attimo, davanti ai nostri occhi. Ovunque, ad ogni costo, sempre e nonostante tutto, lo spettacolo deve continuare. In mezzo, grazie. Allora, spero lo spettacolo vi sia piaciuto. Decidiamo con l'applauso, vi è piaciuto? Pare di sì. Ho sentito che Daniele sia pure tifosi. Allora, partiamo dalla presentazione dello staff con chi gioca in casa, ok? E sono anche, diciamo, le new entry di quest'anno. Partiamo con Fabrizio. Che da pochi mesi fa parte dello staff. E lo ringraziamo anche perché ci ha offerto la cena prima di venire qui, tutto lo staff. Quindi ringraziamo la Locanda dell'Orso. Venuto giusto? La Locanda dell'Orso? Perfetto. Passiamo a un'altra new entry, Daniele.
bello teso. Ma poco, però. Ma poco, Ho detto, qua non mi conosce nessuno. Poi, di Cervara non c'è nessun altro, no? Quindi posso andare a braccio. Presentiamo le donne. Valentina. E di Arzoli, più vicino. Nicoletta, anche lei di Arzoli. Nausica, dell'Aquila, non barare. Roxanne, Silvia, dell'Aquila. Giada, grazie. Fatto, non ho dimenticato nessuno. Partiamo dallo straniero. Mirko, lui è straniero, viene da Teramo. E noi siamo tutti dell'Aquila, di Arzoli, di Cervara. Non ho perso niente, no? Gli altri tutti. Ok, ti ho presentato, presentato, solo Pierluigi è rimasto, solo tu sei rimasta, mamma, e io a me. Pierluigi, lui è uno dei più anziani dello Stato, dell'Aquila. Sì, posso fare un po' di pubblicità? Si può fare un attimo di pubblicità. Allora, noi abbiamo da 10 anni scuola a Carzoli, scuola di salsa, naturalmente non acrobatica, facciamo salsa classica, salsa merengue basata. Iniziamo i corsi presso la locanda del Ciocco giovedì 5 settembre alle ore 21 per tutti i giovedì dell'anno, e invece siamo a Subiaco dall'anno scorso presso ristorante da Checco, e iniziamo mercoledì 4 settembre sempre alle ore 21. Se magari qualcuno di voi questa sera si è appassionato al ballo, a noi ci fa piacere avere. Poi il presidente Matuloco è Simona. Dov'è Simona? Facciamo una cosa a Simona, che c'è con il cappello, che tra parentesi è anche nostra allieva. Tagliere il vino. Tanto del microfono che tu parole, è giusto? Bravissimi, bravissimi. Daniele, tutto a posto? Finito la girante, sì. Valentino, tu? A posto, voi tutto a posto? Ok, siete stati bravissimi, grazie. Allora, per alzata di mano, che bello. Per alzata di mano, quanti di voi sanno ballare salsa baciata e merengue? Due. Maria, ok, facciamo un po' di gruppo, va bene?